Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Ora guardi, io penso che l'Europa debba ringraziare ancora una volta l'America, perché noi saremmo in braghe di tela. Noi ci siamo sempre fatti difendere dagli Stati Uniti d'America e dalla NATO. Abbiamo sempre pensato che il ruolo del poliziotto del mondo lo dovesse fare l'America. E oggi ci accorgiamo che per fortuna che c'è l'America, che un po' il poliziotto del mondo è tornato a fare, perché in Afghanistan ha dimostrato di non averne più voglia di farlo. Però ecco, io faccio notare una cosa. Secondo me Macron parla per ragioni interne. Perché Macron ha il problema di Mélenchon. E quindi diciamo, lui è chiaro che fa questa cosa assolutamente incomprensibile. Ma Macron strizza l'occhio a quelli come lei, a cui piace Mélenchon. Strizza l'occhio a Mélenchon. Non c'è bisogno di strizzare l'occhio a Mélenchon, perché nella politica francese proprio questa necessità in questo momento non ce l'ha. Fatemi un attimo sentire Matteo. Se il 12 giugno Mélenchon la maggioranza in Parlamento. Loro non sono italiani, cioè non è che si occupano di una piccola questione locale usando il mondo. Loro dicono delle cose perché magari le pensano. Pensiamo che il presidente della République française possa pensare quello che dice? Questo è il momento di quella frase storica. Mi farei uccidere per far parlare quelli che non la pensano come me. Io e Mattei sono mesi che non siamo d'accordo su niente, ma ora io con Mattei, Mattei, io non mi farei uccidere per far parlare Mattei. No, lei non si farebbe uccidere, lo so, la conosco, cazzola, lo so. Io sì, Mattei, vada.